Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera dall'Angolo dei Culé di Radio Barsa Italia. Ciao Fabio, ciao a tutti i nostri amici ascoltatori. Come stai? Come state? Ciao ciao Beppe, ciao Peppe, sto bene io, dai, mi sono anche ripreso, quindi dai, siamo pronti per questo grandissimo match di stasera. Quindi sei tornato come una bomba Fabio, diciamo dopo e... l'ultima volta che ci siamo lasciati eri comunque carico, però adesso sì, ti vedo veramente però, di nuovo ero in un... grande, poi. adesso ero po ti po di... vedo decisamente incovizzato, era un Ah cavolo, è vero, è vero ragazzi, Fabio non è stato per niente bene, eppure... Eppure ha deciso di esserci la scorsa volta. Quindi, nonostante. Eh vabbè, tutto, vabbè, per il Barca si fa questo e altro. Questo e altro è un vero, vero cuore Blaugrana. Lo diciamo un po' alla romana anche, anche in onore del nostro Maxi Morgante che ci segue dalla regia. Insieme salutiamo anche Pietro. E niente, ragazzi. Beh, Fabio, io direi che a questo punto. diciamo Uh, se sei d'accordo chiederei un tuo parere ma anche un parere dei, dei nostri amici ascoltatori in cui salutiamo il caro Matteo Secci che ci, che ci scrive in chat e anche Fabrizio Chiriotto li salutiamo e aspettiamo anche numerosi i vostri commenti ma della... volevamo parlare un attimino Bene un po' Matteo. di questa situazione Bene grande Matteo, Matteo, grande Matteo. Ciao, speriamo di ritrovarci in futuro a una prossima trobada, speriamo speriamo Ciao Fabio. E, mh, quello, che, quello che io mi chiedo: anche il grande Andrea Fabiani, salutiamo il carissimo Ciao Andrea Fabiani, e ti Andrea. fa anche tanti auguri tanti grazie auguri. Mille, grazie. grazie, grazie mille Andrea. Grazie per questo pensiero per Fabio Andrea, davvero ragazzi, è una situazione difficilissima e Fabio appunto ne è stata la nostra testimonianza diretta e speriamo e comunque auguriamo una, una, diciamo, un pronto recupero a, tutte le, a tutti coloro insomma, che in questo momento stanno soffrendo un po' per questo virus. E ritornando però, ecco, cambiando un argomento un po' più leggero, parliamo del nostro Barça. Eh, Fabio, ma cosa ne pensi un po', e eh, questa domanda è rivolta anche a tutti i nostri amici ascoltatori, della situazione che si sta creando attorno a Messi? Cioè, si sta venendo un po' a creare questo caos mediatico. Davvero, questo caos mediatico che mh, sta interessando un po' davvero tutti i. Giornali, ma anche la gente parla più di questo, di questo vociare, di questo persino anche Kuman ha parlato un po' in conferenza stampa di non chiedere a Messi della questione Grisman. Cioè, si sta parlando davvero più di questi fatti, mi sembra, attorno al Barça che del Barça, magari anche di altre situazioni, cioè. Questa questione di Messi sembra davvero non finire, cioè sembra che sia lui il problema di tutto. Che cosa ne pensi un po' di questa situazione qui? È una questione che poi potrà effettivamente inficiare il pensiero di altri anche, cioè più se ne parlerà e più potrebbe diventare un argomento che terrà banco fino alla fine dell'anno facendo anche cambiare pensiero al, a, a Messi che già insomma sappiamo non è sicuro che resti, sappiamo forse resta, insomma dipende, ci sono tante situazioni, tante dinamiche, tanti scenari che si verranno a creare in futuro. Ma, ma tu cosa visto, ne pensi? Ma, ma vai, lui. vai. Pe Peppe, ma è proprio qui che bisogna focalizzare tutto il discorso. Che, sì. Messi, che Messi, io uh, allora, allora, partiamo dal Messi futuro. Ecco, sì. allora partiamo dal Messi futuro e focalizziamoci su questo. Il primo che non è stato chiaro sul suo futuro è proprio Messi. Quindi, cioè, quando una persona ci dice qua non abbiamo un progetto vincente, o oh, io e anni che fanno le cose a caso. Ho bisogno di sentirmi vivo, gli ultimi anni di carriera ho bisogno di un progetto vincente. Ecco, però non ha detto se il prossimo presidente che andrà alle elezioni porterà un progetto vincente, io rimarrò a Barcellona perché Barcellona è casa mia. Non ha detto questo. Non ha nemmeno detto che finirà questo anno perché Bartomeu gli ha negato il passaggio eh, al City sembrava quasi, quasi fatta. E allora dice resterò un altro anno perché è successo quello che è successo ma me ne andrò non ha detto nessuna di queste due cose è stato molto vago e, e quindi i, è normale che i giornalisti e le testate giornalistiche ci si facciano d'oro su questa non chiarezza che Leo ha portato certo, certo, per il futuro certo. è chiaro che ci si facciano d'oro i giornalisti e cosa succede succede che L'offerta del PSG una settimana fa perché ci si comincia a avvicinare a gennaio e quindi incominciano già le prime voci, le prime cavolate, magari che sono anche magari anche cavolate. Io non, non so se c'è qualcosa di vero o no. Presumo di no. Però, per esperienza, però ti dico: magari incominciano queste, tutte queste notizie: Siti alla porta. Guardiola che dice spero che rimanga al Barça, tutta la vita, quello che dice e comincia. Poi il discorso di Griezmann è lo stesso discorso che ti facevo sulle testate giornalistiche di ora. Se un testa di cazzo come il, lo zio di Griezmann tira fuori degli argomenti che secondo me erano argomenti passati, alcuni anche che magari erano, potevano essere anche veritieri, sul discorso di allenamenti, sul discorso che il Barça non si allena, il Barça è. E, sì, essere, magari. Poteva essere vero fino all'anno scorso, fino a che non è arrivato Human e tutto e company. E è normale che i giornalisti su queste parole di un parente di Griezmann, che Messi, non, non le passava la palla a Griezmann. Ha detto delle parole un po' anche pesanti, secondo me. Sì, ha detto sì, che, ma. Che il comandante di tutto è Messi, che tutto esatto, è... Messi, esatto, esatto. Se Insomma... Messi non le sta simpatico Griezmann la vita, pe... sembra che il poverino viva nel ne galera a sentire le parole dello zio. Bravo, sono d'accordo. Però era stipendiato dal Barcellona, gioca nel Barcellona, gioca in uno dei migliori club del mondo. Quindi anche le parole dello zio vanno un po' pesate. Ma è chiaro che il giornalismo... Eh, eh, barcellonista, giornalismo spagnolo, giornalismo calcistico ci si faccia d'oro su, su certe dichiarazioni quindi è normale, è normale tutto questo che è successo allora io dico, bisogna uscire allo scoperto e quali sono i modi per uscire allo scoperto ma cavolo, ma fa Griezmann fai una dichiarazione da uomo si sì, uomo distanziati, problema, dalle di distanziati dalle parole di tuo zio distanziati dalle parole di tuo zio ma certo. se invece non in ti distanzi Va bene anche se non ti distanzi, ma di la verità. Se per te è così, di la verità. Amico. Ma io non credo, ma io non lo credo. Ma, cioè, me... ma se ti dico Peppe, può essere anche che sia così, che per me non è così. Se volete sapere la mia opinione, non è così. Ma certo. se fosse così, di la verità. Prendi l'uomo e fai l'uomo. Perché qua sta, sta, è successo un patatrack per cosa? Per delle dichiarazioni di persone a te vicine e allora a questo punto bisogna che tu prenda eh, e ci dia anche delle spiegazioni eh, secondo me non le hanno voluto far dire niente Fabio per evitare di sollevare ho capito, cioè, secondo no, me l'hanno voluto soffocare tifosi... la discussione sì ok Io dico la la verità. i tifosi vogliono la verità specialmente in un club come il Barça di azionato popolare come di soci e noi vogliamo la verità perché poi cosa succede? Succede come l'altra sera che quando esce Griezmann con la macchina picchiano anche alla macchina e le dicono rispetta Messi, rispetta certo. a Messi eh, e gli dicono di rispettare Messi che qual è il rispetto, il rispetto che ora Griezmann deve portare a Messi andare a conferenza stampa e prendere distanze dalle parole dello zio come detto semplice questo è sì, rispetto verso il rispetto il no capitano no di è, uno è chiaro eh, chiaro se Fabio la società, se la società anche la gestora di oggi non mette alle strette Griezmann e fa difendere Messi il mondo visione allora è complice anche la giunta di Oderna. ma guarda secondo me secondo me non hanno voluto proprio dare più sfogo a sta roba qui cioè secondo me l'hanno voluta soffocare lì e dire guarda soffa, basta perché se stasera Messi eh, invece di passare la palla a Griezmann tira domani viene fuori un patatrac e lo so per questo appunto si sta parlando troppo di questa situazione qui io, io la cosa oh. che mi è sembrata poi guarda correggimi Fabio correggetemi se sbaglio ma a me è sembrato che si stia tirando fuori tutto l'astio verso, uh, verso proprio l'uomo Messi che da tanti anni tante persone volevano tirar fuori cioè volevano parlare male di ma lui volevano cominciare a punzecchiare Vabbè. e hanno trovato il momento propizio Vabbè, quindi attente, diciamo parliamo, che è parliamo, parliamo anche chiaramente Leo è uno che abba, abba, ne, 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 nella città de, comanda eh. cioè parliamoci chiaro eh. Certo. È, è anni che ormai ha una leadership così affermata e sicura all'interno dello spogliatoio e della società che è incredibile, ma questo sarebbe successo a tutte le squadre che avessero avuto Messi. Ma sì, eh. ma Messi come Ronaldo, come tanti giocatori comunque di spicco. Stasera potrebbe essere la svolta. Perché passaggino di Messi a Griezmann: Griezmann fa gol su Ex, si abbraccia e tutto finisce. E, e, e sarebbe, e sarebbe il top. E sarebbe il top, vai Fabio, commenta la formazione, allora, vai lascio a te ragazzi. In eh. Voi vi aspettiamo cosa ne pensate anche di questa formazione, vai Fabio. Importa il grandissimo San Marco Andrea centrale di difesa alla coppia ormai che Kuman sembra conterci più di tutti, Piquet Clement Lenglet. Sulla sinistra vediamo il solito Jordi Alba e sulla destra la conferma di Sergio Roberto che, che viene, viene da un buonissimo periodo. Un buonissimo periodo, forse la concorrenza sulla destra di un uno come destra li sta facendo solo che bene, esatto? Infatti, e poi abbiamo il solito, la solita coppia di dobre pivote in mezzo al campo, ma abbiamo l'assenza di Buschezza che si è infortunato in nazionale. E vediamo dal primo minuto: e sono molto curioso di vederlo stasera. E Mira Lempianic cioè accanto al solito grandissimo unico immenso, Frankie de Jong. E i tre dietro, si presume che la punta la faccia Griezmann, sono Chiaramente Messi, Husmann, De Butz, De Bele e il moschito e Pedri, il nuovo don Iniesta per me. Però detto questo, secondo me la meglio formazione che poteva schierare uno. Sono d'accordo, sono d'accordo, Fabio. Anzi, soprattutto credo che Cuman abbia voluto comunque riconfermare dei giocatori che, tutto sommato, insomma, hanno fatto bene anche nelle, nelle ultime partite, hanno sicuramente convinto, come dicevi tu, parte dal blocco difensivo fino ad arrivare, insomma, al comunque alla riconferma di Pedri che sta diventando una costante ormai. Eh, cioè, ragazzi, vai, è, vedere, è, vedere, bravissimo e poi attenzione! Cioè, e, e poi Fabio, non so se, se, se qui ci rendiamo conto, ragazzi, stiamo parlando di Pedri. In partite non contro solo Betis Levante o Squadre X, cioè e qua allora stiamo parlando dico, allora contro l'Atletico. E allora io dico a te, Pep, e lo dico a tutti quelli che ci ascoltano sì. e che mi piace sentire anche cosa ne pensano loro, ma io chiedo a tutti voi: Makuma, questi giovani se meritano, li sta facendo giocare. Quindi... Se Puig non gioca e tutti protestano ancora per Puig, un motivo ci sarà. Assolutamente, ragazzi, l'abbiamo detto tante volte, io concordo pienamente con Fabio, cioè non è che Kuman è un idiota che sta lì e dice "Ma e possibile che ha quattro anni meno di di Puig. Bravo, cioè, ragazzi, non è che Puig, no, allora, Puig ha talento, ha talento sicuramente. Esatto. Ma quello che sia, sì, ma quello che dovesse è due, essere. Uno è uno del 99, no? Quindi sono tre sì. anni. Tre anni va bene, se ma Anzufati è del 2002 e anche lui gioca. Se meriti, giochi se vuol dire che c'è mer... Sono d'accordo, sono d'accordo. Ragazzi, oh. bisogna vedere anche da come ti alleni, da come ti poni mentalmente. Anche se, anche ha, detto, nei anche se ha detto, ieri in conferenza ha detto: 'Quichi mi ha dimostrato tantissimo in questa settimana'. Tantissima però hai visto, però andare. ha detto questa settimana, cioè nel senso eh, lui lo sta eh, guardando. Eh, eh, lo sta allora, guardando. L'ennesima domanda: sempre. se le conferenze stampe di kuma, a me mi sembrano sempre, sempre uguali, tutte le solite conferenze e le chiedono di Puig e le chiedono di Messi e Griezmann, cioè sembrano sempre le stesse cose. Certo, certo, certo. Ormai certo. Il, il mondo parzionista si è focalizzato su Puig e su Messi e Griezmann, ma il mondo marzionista è tanto e sulle elezioni. E tanto okay. altro e tanto altro, ragazzi. Per questo ecco dà un po fastidio che si parli sempre delle solite cose, però purtroppo sono quelle le cose che tengono banco, e che fanno parlare i giornali, e diciamo, che fanno, cioè, cliccare, fanno e che fanno cliccare. fare i click sugli articoli online. Eh, comunque, eh, sì, Fabio: il mondo, qui, mondo mentiroso è famoso il mondo mentiroso, eh. comunque. Fabio, io ti dico, qui ci scrive Andrea, innanzitutto prima lui ci aveva detto che secondo lui Messi andrà al City, ok, diciamo che tecnicamente potrebbe essere una, una situazione che tutto sommato possa verificarsi quest'estate, ragazzi la prossima estate, cioè non è detto, però noi aspettiamo l'evolversi della situazione, che vada al City, non vada al City, rimanga al Barça, vada da un'altra parte, a noi adesso diciamo l'importante che, Messi è un professionista me, e continua a rendere da professionista. La, la, la chiudo in due righe, secondo sì. me, avrebbe solo da perdere e da sporcarsi, perché ha 34 anni, ma sono d'accordo con te, Fabio, sono d'accordo con te. Alla, alla, fine non, alla fine non avrebbe va? senso, un ma cioè... vincere me con Messi la coppa dei campioni e allora smerdi cioè, non lo so io ma sono me se la bandiera del Barca è rimasto sempre ma cosa te ne frega ma fa l'ultimo ah, due anni smerdi. o vai in New Wales. ma dove vai al City ma cosa pensi in City ha più possibilità di vincere di noi e sono le stesse no no ma, ma assolutamente ma forse Sinceramente, come la guardo io anche meno perché non è che il City c'è una difesa imbarazzante. Che... Esatto. Tanto, eh, ragazzi, tanto parla ragazzi, di sto City giro però la, giro la telecamera e faccio dei token. A me, city è qualcosa di vergognoso. Il City ragazzi, ne sta prendendo due anche oggi. Beh, ragazzi, comunque è vero. C'è cioè, due anni, due anni anche che il sito è anche tutta sta, anche cioè, sempre, quest city... è questa. Quest'anno, il sito, se no, io li voglio bene a Pep, l'ho sempre difeso anche se. Ultimamente sì. mi sono piaciuti alcuni alcune, alcune atteggiamenti, però è eh, pep, eh, rimarrà sempre. Ma il, to il Tottenham ne dà due al sito anche oggi. Il sito perde, in tutti, ma già se stiamo parlando eh, oh, va bene così, cioè ragazzi, Beh, ognuno... io, cioè, alla fine io è sono decisioni una... sue. Cioè, Beh, certo. Ragazza, la questione voi... una la questione è una se se ne va ci metteremo l'anima in pace punto, bravo, il Barcellona è esistito bravo, prima di Messi ed esisterà anche dopo stop, bravo, Troveremo bravo. Una, gioch giocheremo diversamente, giocheremo in altro modo, basta, stop si ma va avanti, uguale, cioè... giocheremo ma giocheremo uguale, ma ne se abbiamo i campioni ragazzi, abbiamo di a... gioca me... il ruolo di Masso, tutti, ma si sì, ragazzi mi... ma, non, ma, non, ma non si, ma veramente dai con questo lo uh... sto dicendo che è uguale eh? anzi cioè no, visto. ma pe per, però... allora, perdiamo un alieno, perdiamo il fenomeno, no, però, però voglio dire... è stanco, però io sono anche stanco. Esatto, da... cioè, ma forse pure da... lui se ne vuole andare. Sono cioè... socio del Barza, ti dico che sono anche un po' stanco di tutta questa ma storia. Ma sì, ma se sì, è cioè... molto Lo dica chiaramente con... senza muro, fax e cavoli, dica voglio andare via e vada via. Basta, semplice. Se invece sono d'accordo... Sia chiaro anche Leo. Voglio rimanere, se ci sarà un progetto vincente. Io voglio rimanere al balzo. E allora i fondi... Ma sì, e, ci deve essere e chiarezza. La porta, e la porta: eh. se si, si, si andrà alle elezioni, se si candiderà, porteranno un progetto, parleranno con lei e gli diranno: Guarda, questo è il progetto. Vincente secondo me, modo, però ci vogliono due o tre anni. Se pronto ad aspettare due o tre anni, già fino a 38 il Barcellona. No, no me ne allora voglio lo andare so. bene a allora posto. Grazie sì. di tutto. Allora, facciamo allora. la saluto in pompa. Allora. Magna lo, lo salutiamo vale. come merita. Lo salutiamo no. come lo cioè, saluteremo. Come miglior come... giocatore della storia del Burger. Bravissimo, del... Bravissimo. Beh, altrimenti felicissimi che Leo rimanga. Questa è la cosa più importante, essere chiari. Il ritorno della carriera europea a Barcellona per me sarà ricordato come l'ultima bandiera nel calcio. Se, se poi magari c'è anche Pichè, come bandiere solo certo, palli, certo, come certo. una delle ultime bandiere de, di questo calcio moderno, certo. certo. Andrai via al City per me, sarai il miglior giocatore del club, ma ci sono bandiere più forti, cioè, che hanno dato anche più di te, cioè, cioè, a livello, sicuro, a livello di attaccamento alla maglia. Eh? Parlo di Carl, parlo di Xavi, parlo di Don Andres. Parlo sì, di sì, ma alla fine è chiaro, Mario, e di, cioè... di tanti altri del passato. Non però ti dico, su, su, sicuramente è il miglior giocatore della storia per ora è una delle ultime bandiere del calcio poi si guarderà cosa succederà basta che, io te lo dico da, da, da tifosi e socio, sono stanco stanco di questa situazione stanco di, di vedere anche Leo che si gira un giornalista e gli dice ho fatto 15 ore di, lavoro, di volo eh, se, che domande mi fai mi vorrei dire, Leo, hai fatto 15 ore di volo cioè, cosa hai fatto? Cioè, è stressante, ok? Ma hai fatto 15 ore di lavoro, di lavoro, Ah sì, ma voglio dire, cioè. sono d'accordissimo con te. Ma mi sembra anche Fabio. lui che sia un po' nervoso, mi sembra anche lui che sia un po' Sì, 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 non, sì sta sono... bene. non sta bene, parliamoci chiaro: Ci non sta bene, convincere. sono d'accordo. Ci vogliamo convincere di vederlo felice quando fa il go, non sta bene. Messi, chi lo conosce come lo conosco di quanto l'ho amato io, lo amo, si vede che non sta bene dai Valuteremo ragazzi, io concordo con Fabio e quanto credo c'è cioè, penso che tutto sommato sia un po' un pensiero di tutti. Anche, anche Pietro concorda con noi come ci scrive, poi ci scrive Andrea. Ecco ci sono dei commenti interessanti. Ci scrive Andrea. Innanzitutto che dice manca Cutigno, altrimenti non penso che potesse giocare Pedri questa sera. Lui dice che probabilmente Coutinho avrebbe occupato il posto di Pedri e tecnicamente andava in sostituzione, quindi avrebbe scelto probabilmente Coutinho. Penso io che non avrebbe so... giocato Dembélé Per me non avrebbe giocato Dembélé. Esatto, probabilmente non avrebbe giocato Dembélé. Perché ragazzi Pedri sta giocando sempre, dite importanti, Anche io credo che lui lo voglia far diventare... Di di, di esatto, cioè io penso che lui cioè. voglia diventare veramente come Pedri... Malvride, un punto con, Real, fermo. Con, Real, con Real avevamo disponibili di Dembélé, Griezmann, Messi, Pedri e, e Coutinho se non sbaglio. Secondo eh, me ragazzi, ha Pedri, non era su questa... Ha non ha giocato ben belè. Esatto, secondo me continuerà su questa scia. Poi ci scrive invece Ado Gruzza, ci scrive ciao, ciao, ti salutiamo anche noi, siamo contenti che tu stia partecipando a questa discussione e, ti, e ti, lui, lui ci scrive speriamo in Pedri, a volte super convincente, a volte più in difficoltà, come è normale che sia 18 anni scarsi. Sarà decisivo perché diventa il terzo centrocampista. Due su cui ci perché, anche se io sono con Kuman al 100%, che ci ha liberato da personalità negative, ci sono giocatori che vanno a gusti. Io la fissa di Alenia, avendo visto per anni Pianic, credo che l'idea che sia un interno e non sta un 4-2-3-1 mi sembra un pochino rigida. No, no, ma infatti eh, le rispondo un attimo, eh, Peppe. Io vado. Sì, penso, vai, vai. Penso che Alenia sia. La quarta opzione per quel ruolo, cioè che siano i primi muschezzi degli Yong e Piani, e poi venga l'Emia. E eh, Puig che secondo me in un centrocampo a due farebbe molta più fatica. E cioè, nel doppio pivote, no? eh, a supporto sì, 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 lo penso anch'io. Secondo me farebbe molta più attiva. fatica, ecco perché Piggio secondo me, sta trovando poi molte più difficoltà. Poi, essendo nato nella Masia, essendo nato in un, in un, in un calcio che ha sempre giocato quasi con i tre di centrocampo, con eh, un 4-3-3, quindi è abituato a giocare in un modo, cosa che invece magari Alenia ha già fatto cali da altre parti. È andata a Betis, ha giocato, ha giocato, ha giocato, ha giocato con, con uomini in un'altra un squadra. Secondo me Alenia è più secondo me Alenia è più pronto di Puig eh, ma soprattutto anche a livello fisico però eh, io di Puig sono innamorato perché ha una visione, un tocco di palla incredibile una tecnica da DNA proprio del culé ecco. Quindi, però cioè, non penso che, che Kuman sia così scemo che se fosse un fenomeno e, sia, e sarebbe meglio di altri no, non giocherebbe titolare ecco. vuol dire che ci sono giocatori che sono sono, sono ancora avanti a lui e anche uno come Pianic, che anche se, nell'ultimo anno, anno e mezzo a Torino, non ha fatto benissimo, eh, non ha fatto benissimo anche perché nessuno stile di gioco che, che avevano i due allenatori. Secondo me era, era adatto a lui. Sarri eh, pretende un gioco un po' più veloce e Allegri non ne parliamo proprio per, per un discorso di caratteristiche di Pianic. Non lo, so, non lo so, diciamo che in realtà lo doveva gestire tutto il gioco lui e magari con accanto uno come De Jong, secondo me fa molto meglio. E anche nelle, nelle, nelle uscite che ha fatto con la nostra maglia, secondo me ha giocato molto, molto bene. Quindi darei molta fiducia anche a Pjanic. Secondo anche me, a me, sono convinto su Pjanic. Fabio, secondo me le gerarchie sono quelle ormai. Le sì, di sì, Puma. sì, ragazzi, Pjanic, Pjanic, cioè su molti magari può non. Non convincere, sembra non convincente, ma ragazzi, Piani è un grande giocatore, è un ottimo giocatore tattico e sa, e sa leggere molto bene le partite. Cioè Piani c'è un grande tocco di palla, un'ottima tecnica, l'abbiamo visto crescere comunque un po' nell'allineamento nel Lione, poi subito dopo nella Roma e poi nella Juventus, ragazzi, è un giocatore comunque che secondo me deve meritare un po' come dice Fabio, tanta, tanta continuità e che Busquets per quanto dispiaccia però vada centellinato come abbiamo Ma detto Ma io tante penso, altre volte. Penso, penso, proprio che, che Pianice il prossimo anno, se, penso che ci sia sempre Kuman perché è giusto che anche che venga la nuova, nuova, la nuova dirigenza, la nuova giunta, penso che è giusto continuare con Kuman perché sta facendo vedere cose buone. E sapevamo che era un anno di transizione. Quindi, anche se non porteremo certo. a casa trofei, secondo me, non sarà questo in, su in successo. Anzi, non mi preoccupo. Se, se abbiamo eh. messo delle basi buone come sta mettendo. Bravissimo! Me. Cioè, ragazzi, i eh, giovani che abbiamo sono interessanti interessantissimi. Quindi, io, io dico: se continueremo con Cuma, io penso che il prossimo anno Pianic prenderà le redini de de della titolarità, mh, perché Muschetze eh, va, va sempre più in declino. Yes. Quindi penso proprio, proprio sì. che, penso proprio che, che sia, un, sia stato preso proprio anche Pianici, perché è già un giocatore maturo, un giocatore che ha molta esperienza anche internazionale e sia pronto subito per quel ruolo, che è un ruolo certo, molto importante certo. e, e anche delicato. Ecco. Assolutamente, sì. E guarda, ti dico ancora, uh, Mattia, intanto ci avvisa che intanto il Real ha pareggiato. Se non sbaglio, il Real stava vincendo 1-0 con Diaz, invece, poi credo abbia pareggiato alla fine. Vabbè, il Real, il Real è veramente già una mezza squadra, eh, mezza squadra. Comunque, volcava, ci fa piacere vabbè. che abbia pareggiato Quello e che, che non sempre. abbia sicuramente portato Quello a casa i tre punti. Assolutamente sì, grazie, Mattia, per l'aggiornamento. E poi ci dice Andrea, Andrea ci dice, spero torni nei Neymar a questo punto, ma Pietro incalza dicendo, Andrea, Di non Andrea dice spero torni nei Neymar e Pietro dice non così, bestemmiare sì. per favore. Allora sappiamo sempre che su questa tematica c'è un grosso dibattito, un odietamo per Neymar. Lo sai come la penso io invece. Eh, la penso, io penso io di pensarla Neymar. come te. Fabio. Ecco. Okay. Scusate il gioco di parole, però anch'io tutto Neymar. sommato sono un pro Neymar. Non mi esprimo molto spesso su questo Max, argomento. Max ci sta mandando delle Allora, ma, allora Max ci potrebbe chiudere la, la connessione, diciamo, da un momento all'altro o Pietro. In questo caso, però, ragazzi allora, dire che Neymar sia un brocco è, è, no, non mi sembra Neymar... il caso. Neymar non oh. serve al Barcellona, ok. Non, non serva è una panca. minchiata diciamocelo come chiaramente. Panca. Neymar è un grande giocatore, non, è umanamente, eh, non è umanamente il massimo, purtroppo. Credo che per varie questioni che vadano al di fuori della società, o si, raggiù, do, si dovesse proprio raggiungere quella questione del tribunale, soldi, così colà, o davvero si raggiungesse una situazione che viene tutto messo a tacere, cioè nel senso a tacere, nel senso con un accordo comune tra società, giocatore, e il giocatore poi con prestazioni su prestazioni faccia ricredere tutto il popolo blaugrana, allora Neymar diventa non dimenticheremmo quello che è successo però tutto sommato magari si potrebbe riscattare dall'altro lato però è difficile che possa arrivare per, proprio per via di tutte queste situazioni che sono in ballo e quindi oggettivamente non si creerebbero le condizioni favorevoli per un ritorno di Neymar ma, e, però io non penso, sono ti ripeto, contro l'arrivo se ti faccio un esempio eh. cioè, il discorso cambia tutto perché sì. non, si parla, non si parla neanche più di un discorso economico? Perché si parla di un discorso che Neymar sta andando a scadenza. Sì, 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 and sì, esatto. andando a scadenza Neymar potrebbe giocare molto di leva col PSG. Questo cosa vuol dire? Che il Barça potrebbe inserire delle contropartite tecniche per Neymar, tranquillamente, che potrebbero essere il prossimo anno di Mele Gridsman. Proprio perché sia anche un modo per convincere Messi del nuovo presidente a restare con lei. Anche se io vorrei Mbappé onestamente, però. Lascia perdere te cosa vorresti o non vorresti. Io ti parlo di, <ride> di una prospettiva possibile, veritiera. Questa, questa... Sì, sì, potrebbe essere una trade buona. Potrebbe insomma. essere, potrebbe essere che il, pre la nuova, il nuovo presidente, anche se Fonta ha detto di già, ha già detto che lui Neymar non lo vuole che non rispecchia certi valori del club, va bene, ok, posso essere anche d'accordo con Fonte, però va detto anche che Kuman anche con lui, se ci fosse stato lui presidente non l'avrebbe tenuto e poi ha fatto retrofonte, ha detto anche, va dire, il gioco, scusate il gioco di parole è retrofonte, però è la verità, quindi anche lui dice le cose, poi le ritira, dice le cose, e poi le ritira. Ma dicendo questo, sto dicendo, potrebbe essere una prospettiva. Perché il PSG, no, potrebbe, un... sì, sì, PSG potrebbe perdere Neymar a zero. E invece potrebbe, invece di perderlo a zero, mettersi in tasca quei 40-50 milioni, ti faccio un esempio, più due giocatori francesi. Sì, di... ma col PSG è impossibile trattare, Fabio. Oh, cioè... ma... Eh, ma se... Aspetta un attimo, è impossibile trattare, sì. A parte che la differenza sembra che sia stata veramente 10 milioni perché Neymar non è tornato a Barcellona e dalle, dalle dichiarazioni di, di, de, 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 dell'ex direttore, eh, non mi ricordo il suo nome. Insomma, eh, sì, 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 ho capito. E, 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 insomma, sembra, quindi ti dico non lo so, il PSG prima di dire, perdo un giocatore a zero Menemar, che l'ho pagato 228 milioni. A questo punto, mi prendo Griezmann e Demele. Ma allora, non, non è sbagliato, perché, innanzitutto, n'è cioè nel senso comunque, ti porti due francesi, te li porti a Parigi. Innanzitutto, si parla proprio anche di queste banalità, ma conta. Ma ti porti a sì. Grisman, è perché ti vai a ricreare l'attacco della Francia, cioè Dembélé, Grisman e Mbappé. Manca semplicemente la punta. Però, voglio dire, in ogni caso. Uh, vai a ricreare comunque una situazione favorevole, quindi già giocatori abituati a stare in nazionale, abituati a, gio a giocare anche nel proprio club, quindi sicuramente non sarebbe una, una situazione assurda. Io di fronte a questo sarei favorevole, sicuramente come trade ci sta perché Dembele sta sempre. Anch io. <ride> Anch io. Anche tu, sicuramente, eh, immaginavo. Immaginavo o oh, oh, Dembele da qui alla fine dell'anno mi fa vedere delle cose assurde, o no, Dembele diventa un super uomo, o oh. altrimenti ragazzi. È giusto scambiarlo. E Grisman comunque per quanto a, a me Grisman piace eh, cioè a non, me non piace. ha un ruolo nel nostro budget, però esatto messi, non riesce a collocarlo messi, in un ruolo, rimane cioè, rimane non riesce a collocarlo messi. in un ruolo, esatto. E quindi a questo punto la, 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 la soluzione nei oh, ragazzi sarebbe, non, è, beh, cioè, non è che ci sputiamo in faccia ma tutto, 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 con tutto il rispetto. No, ma poi sarebbe, sarebbe una cosa cioè... molto molto importante per, 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 per trattenere l'euro Molto importante. Anche perché, da quanto si sa, comunque i rapporti tra loro, anche oh, con Suarez, sono oh, sempre rimasti molto forti, nonostante voci, tutto. Voci che non sono quasi voci, ma sono quasi conferme, anche interne, dicono che eh, il rapporto dirigenza-Leo, che già era inclinato, si sia rotto completamente quando non abbiano preso Neymar. Sono tante cose, ragazzi, che come potete vedere hanno inficiato nella, 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 nella decisione, anche poi nell'umore, appunto, di un giocatore in tutte le situazioni che si sono venute a creare. Sono, sono tante perto. le dinamiche. Vai. Chiudiamo, chiudiamo questa trasmissione in questo modo. Stasera, sì. grande match. Sento l'adrenalina che mi scorre già nelle vene. Grande è da, match. È da eh, giocare al Vanda è sempre difficile, giocare contro Simeone ancora di più. Oh, è difficile, quindi, però a me piace affrontare l'Atletico al Vanda, te lo dico quindi, la verità. Quindi piace. stasera grande match. È importantissimo. Perché? È importantissimo. Se abbiamo sempre una, una speranza di poter almeno lottare per la Liga e secondo me l'abbiamo questa possibilità di lottare per la Liga Assolutamente. Stasera sarebbe importantissimo, perché hanno sei punti più di noi, stesse partite, e sarebbe un buonissimo andare a un meno tre ipotetico, avendo vinto la partita a casa sua. Sarebbe una, certo. una, un vantaggio incredibile. Quindi è importantissimo stasera almeno almeno, almeno non uscirci perdenti. Secondo me stasera faremo una grande partita. Anch'io sono convinto, anch'io sono convinto. Fabio, sono fiducioso. Mi piace, mi garantisi. piace, ragazzi. Siamo, siamo dobbiamo, dobbiamo vincere perché è una partita importantissima anche come svolta mentale. E dobbiamo essere uniti da questo punto di vista. Dobbiamo essere davvero tutti uniti. La, la, il coraggio c'è, la squadra c'è, l'allenatore cazzuto ce l'abbiamo. Non dobbiamo temere niente, si riparte dopo questa pausa nazionale, tutto quello che è successo. Insomma, mettiamo tutto da parte. e Speriamo davvero in campo di vedere una grandissima partita, davvero una grandissima partita. Questo è quello che ci auguriamo. Eh certo, ma soprattutto eh, auguriamoci di vedere il Barça che abbiamo visto anche nelle ultime occasioni, che magari ha, ha stentato molto nella conclusione finale, ma ha giocato, secondo me, un calcio. Sicuramente molto più fluido e molto meno statico di quello degli ultimi anni. Ecco. quindi i eh, presupposti pe, eh, ci sono, la strada secondo me si è imboccata quella giusta. Sono fiducioso stasera, eh, ripeto: sarebbe l'apoteosi, assolutamente golbie, sì. Golbie Abbraccio e ciao, stare a luce. Sarebbe davvero spettacolo, ragazzi! E con questo noi comunque vi ringraziamo. Vi ringraziamo davvero per i vostri numerosi commenti anche per aver insomma creato queste interazioni importanti anche dal vostro punto di vista siamo, di vista. siamo, siamo qui posta. come l'abbiamo sempre detto ragazzi l'angolo dei culé è un momento in cui è una sorta di bar dello sport abbiamo sempre detto in cui ci troviamo insieme a tavolino e discutiamo un po' di quelle che sono le situazioni del Barça un po' più particolari che sono accadute magari durante la settimana come una previa che ci hanno Bravissimo. Vediamo, si beve una birra, chi fuma una sarebbe bellissimo. Sarebbe valza. bellissimo davvero trovarsi in un pub a Barcellona davanti a una birra prima della partita e discutere di tutto questo. Magari un giorno succederà, non lo sappiamo ancora. Speriamo in tempi migliori, sicuramente. Ma ragazzi, possibile. noi campo rimasto, assolutamente, rimasto. Rimasto, rimasto assolutamente rimasto, sì. Rimasto Assolutamente sì, ragazzi, manca, manca a tutti. E io mh, vi, dico, vi dico la mia. Speriamo davvero che le cose possano cambiare in meglio. Innanzitutto, speriamo in, da questa una svolta per il Barça in questa partita molto importante. Noi vi ringraziamo di essere stati con noi. Ringrazio tanto Fabio. Oggi la il, il grande Manchester City, ne ha presi due dal totem. L'85esimo, e penso che, che finisca così la conferma eh. un po' della stagione. Come sta andando, effettivamente di quello che non è che stia costruendo tutto questo grande City. Comunque, stia venendo su questa grande squadra. No, ragazzi, perché tutte le volte io... che guardiamo, guardiamo al City no, mi gabba puntualizzare e dico: Chiudo con questa cosa che sì. tutte le volte eh, ci sono tanti, tanti tifosi del Barça che sono. Son, diventati tifosi grazie al Barça di Peppe e quindi nessuno li nega che, certo. che, dev che devono essere però sempre a, a parlare di questo City bel City, City, ma il City non è niente la verità è questa e for guardate per, 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 per come possibile. la dico io Fabio, è tanta statistica e poca concretezza perché tu puoi fare pure mille passaggi in una partita, no, ma, non ma non se non la palla perdi 2-0 gli altri c'hanno i tre punti e tu ma no quest'anno non sta giocando neanche un bel calcio, veramente è infatti, già da due anni, infatti. è già anche l'anno scorso non giocavo a bel calcio io no. se mi devo guardare una squadra in Premier mi guardo il Liverpool che mi piace onestamente un bel calcio, un bei pe, giocatori vedo un, pep, vedo un Pep veramente in confusione in affanno direi proprio di sì direi proprio di sì non farlo. ragazzi grazie, grazie Fabio, Max grazie Pietro, a tutti, grazie, grazie a tutti i nostri grazie. amici ascoltatori ah, di Scalbarza vi, vi lasciamo con sei perle perle, verissimo perle, eh, se non sbaglio due di Rivaldo, una del di Digno, eh, una del di Leo una di Ney, uno di Van Broncos credo eh. una di Gio no, il grande Gio Van Broncos, perle. vi lasciamo ecco. con queste sei perle di questi calciatori che hanno segnato ai Colchoneros. De mierda perché anche loro sono di merda come il Madrid. Eh? Giustissimo, Salve. giustissimo. Grazie ciao a tutti, a ragazzi. Visita il Barça, Buona barso. serata. Ciao, un abbraccione virtuale.